cooperativa, la vittoria dell'individualismo. Ognuno pensa per sé. Ognuno pensa per sé. Ognuno in una condizione di difficoltà pensa che la soluzione del suo problema individuale sia la priorità quotidiana e poi per il resto accada quel che accada. Non si costruisce così un paese, non si costruisce così una democrazia. Noi avremmo sbagliato, abbiamo sbagliato tanto, abbiamo fatto tanti errori, utilizzerò un minuto per dire perché secondo me abbiamo perso le elezioni, ma dobbiamo ritrovare anche dentro una caduta interna che sono le primarie del Partito Democratico il piacere di essere comunità. Lei vuole parlare? Beh, intanto già l'analisi è un valore, già il riconoscimento dell'errore, poi ci proveremo e ci proviamo a correggerle con il tempo, consapevoli che il tempo che è andato, anche se è stato foriero di errori, ci può aiutare a fare meglio nel futuro. L'importante è che troviamo il gusto di essere comunità, di essere popolo, di essere gruppo, di condividere un progetto, di condividere valori, di criticarci frontalmente, di evitare, come hanno fatto e come nel passato tanti cari amici che oggi vedo sostenitori di altre proposte di candidatura alla segreteria del Partito Democratico, molto rispettabili tutte le proposte di candidatura, io poi dirò perché scelgo Maurizio Martino. Fare le genuflessioni al potente di turno in fila, alla stazione di Pescara, all'alberghiero, in fila quando veniva Matteo Renzi, come se fosse la Madonna Pellegrina, perché tutto faceva bene, nulla sbagliava, era il potente di turno. Questo vizio ce lo dobbiamo togliere, innanzitutto noi che abbiamo avuto una responsabilità personale, apicale e individuale, e questo errore lo riconosco prima di tutti su di me. Avere la capacità anche di criticare la leadership, di integrarla con il progetto, di richiamarla al rispetto dei valori, di richiamarla quando è sbagliato il dato comportamentale, perché secondo me il 4 di marzo le elezioni non sono andate bene, perché quel percorso di governo di 5 anni era tutto da buttare via, no amici? Qualche errore lo abbiamo commesso, primo fra tutti la personalizzazione del referendum, ma diciamocela con chiarezza, perché Salvini e Di Maio? Salvini e Di Maio, non la Lega e 5 Stelle, Salvini e Di Maio, perché oggi è la politica dei nomi e dei cognomi, quella che a me non piace, ma è la politica dei nomi e dei cognomi, hanno prevalso per due ragioni fondamentali dal mio punto di vista. Uno, la questione dell'immigrazione, lo diceva lei. Salvini ha azzeccato gli slogan sulla questione dell'immigrazione. La paura, il diverso, prima gli italiani, prima gli abruzzesi, prima quelli di Pescara, prima quelli di Abbateggio, prima quelli di Porta Nuova, prima quelli dei Colli, prima. Arriva sempre il tempo che ci sia uno che arriva prima degli altri, il contrario della comunità, il contrario del popolo, il contrario dello stare insieme che ha costruito la democrazia in questo paese. Due, il reddito di cittadinanza. Dobbiamo fare una misura contro la povertà che dia a tutti qualcosa, perché lo Stato deve preoccuparsi di chi ha bisogno. E il PD queste cose non le ha fatte. Sull'immigrazione, il miglior ministro dell'interno negli ultimi 60 mesi è stato Marco Minniti. Salvini non ha fatto nient'altro che evocare la paura perché i provvedimenti seri, quelli conformi alla normativa europea, alla Costituzione italiana, li aveva fatti Marco Minniti con il PD. Non abbiamo avuto il coraggio, non abbiamo avuto il coraggio per questa sorta di timidezza legata alle nostre storie di provenienza, di raccontare con chiarezza, e poi ci dobbiamo mettere la maglia rossa, la maglia rosa, la maglia bianca, di raccontare con chiarezza ciò che il Minniti aveva fatto su questo tema in questo paese. L'unico che ha avuto il coraggio di andare in quell'inferno che è la Libia a trovare interlocutori istituzionali per definirsi quel dannato e indegno mercimonio sulla pelle. E nessuno era morto in
2 il reddito di cittadinanza, anche su quello abbiamo perso. Siamo stati l'unico partito che in quel Parlamento ha costruito un progetto, un programma, una proposta concreta, il reddito di inclusione sociale, che creava le condizioni perché per la prima volta in questo paese le persone con bisogno avessero una risposta. Certo era insufficiente, 1,5 miliardi di euro, ma se l'avessimo raccontata bene, se in campagna avessimo detto, in campagna elettorale, che oltre a 1,5 miliardi, lo raddoppiavamo, allargavamo la platea, gli argomenti, come dire, del contrasto erano in qualche modo esauditi. E allora anche al nostro interno, amici, vengo a dire e concludo perché voterò Maurizio Martino. Dobbiamo essere chiari, non ipocriti. Gli appelli all'unità. L'ha fatto Daniele, giustamente, istituzionalmente, come certo dobbiamo essere uniti, ma non lo siamo. Perché esiste una sorta di comprensibile rancore di una parte della nostra classe dirigente che assegna ad una persona, ad un nome e ad un cognome, associando a quel nome e a quel cognome anche un'esperienza politica di tanti che hanno contribuito a rendere quel periodo di governo un periodo produttivo, la colpa assoluta, quasi ontologica, originaria della nostra sconfitta. Diciamoci la verità, io le mozioni le ho lette. Tra la mozione di Zingaretti, la mozione di Giachetti e la mozione di Martina, io devo dire che mettendole insieme la sintesi, le ragioni per le quali ho contribuito io per primo insieme a voi a costruire il Partito Democratico, non ho niente da dire. Non ho niente da obiettare. La verità è che esiste un'ombra, Matteo Renzi. Sembrerebbe che c'è chi è contro e c'è chi è a favore. Noi la dobbiamo smettere di guardare a sé. È stata un'esperienza. Matteo Renzi, con tutti i suoi difetti, è una risorsa di questo partito. Non c'è nessuno che può vincere queste primarie adducendo come elemento esclusivo la sua originalità il fatto di superare quelle esperienze, perché le esperienze non si superano, delle esperienze ci si assume la responsabilità, soprattutto quando si faceva in persone in bacio di mano, e le esperienze si superano tutti insieme cercando le condizioni per ripartire dopo una sconfitta difficile. Maurizio ha un valore, ci ha messo la faccia dopo il 4 di marzo, con grande difficoltà, con i limiti, con la sua autonomia, anche con la sua incapacità comunicativa, cercando di rimettere insieme i pezzi. E guardate, amici e amiche, concludo, il coraggio in questo tempo, in questi 3 giorni, è un valore fondamentale. Ognuno di noi deve praticare il coraggio, perché non è semplice in questi giorni chiedere al vicino di casa, al collega di lavoro, al compagno di scuola dei figli e genitore del compagno di scuola dei figli: guarda, per favore, partecipa a queste primarie, perché non è per il bene del Partito Democratico, è per il bene della democrazia del paese. Non è semplice muoversi, è più semplice venire qui, è più semplice ascoltare, ma usciti da qui, ognuno di noi ha una responsabilità per la tenuta della democrazia di questo paese. Ricordatevi questi 12 mesi, ricordatevi quello che sta accadendo in questo paese. Allora Maurizio lo ha espresso il coraggio, io credo che abbia il diritto e il dovere di continuare questa esperienza, perché il PD non sarà mai quello che rimette la maglia rossa, né quello che rimette la maglia bianca. Il PD è un progetto politico che ha scommesso sul fatto che quelli che avevano la maglia rossa e quelli che avevano la maglia bianca cambiano maglia, guardano al futuro, vivono il presente per guardare al futuro, per costruire un paese. E non siamo stati all'altezza quando abbiamo avuto la responsabilità, lo diciamo per primi, la quale l'uguaglianza, la giustizia sociale, la distribuzione uguale del reddito, siano l'occupazione dei giovani, siano il punto di riferimento.
dicono tutte le emozioni. Allora, amici ed amiche, compagni e compagni del Partito Democratico, se no mi fanno la sottolineatura, che vengo da un'esperienza che non è esattamente quella delle maglie rosse, io vi chiedo se potete aiutarci, non tanto di votare Martina, se lo farete, ma di utilizzare queste 24-36 ore per spiegare a una persona, 2, 5, 10, utilizzare il tempo del caffè della mattina, il tempo del caffè del pomeriggio, l'occasione del lavoro nella giornata di domani, per dire che votare alle primarie del Partito Democratico è un esercizio di democrazia. Perché non che la democrazia permane in questo paese se c'è il PD, ma è evidente che se quella occasione sarà un'occasione partecipata, sarà un segnale chiaro che un'alternativa è possibile. Poi scegliete chi volete, non lo fate per noi, non lo fate per voi, lo fate per costruire un futuro che sia migliore del presente che viviamo.